Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrelink in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Oh, l'evento di questa settimana, di queste due settimane, anzi, di queste due settimane e mezzo, perché durerà fino al 31, è stato davvero una bella sorpresa. Devo ammettere che mi sta piacendo molto. Stavo sperando, appunto, lo scorso evento, durante l'evento di Shadowside, la seconda parte, che questo fosse un evento con lo Ajiki, ovvero la fionda. Perché? Perché gli eventi con la fionda mi piacciono davvero molto. Hanno missioni più semplici da completare, anche se poi quelle altre le ho fatte tutte sempre, quindi non è un grande problema. Però insomma mi piace di più come è impostato l'evento. Molti lo odiano, ma secondo me è davvero il modo più facile per fare punti yokai se non hai molto tempo da dedicare al gioco. Ad ogni modo, ero praticamente a zero con i punti, ero a 300. Sono riuscito ad arrivare a 5.000 e poco più, quindi insomma è tempo di slottare e speriamo che questa volta la slot non sia buggata come l'altra volta. Ad ogni modo la collaborazione con Seven Deadly Sins, i 7 peccati capitali, non yokai, è una bella collaborazione, non me la sarei aspettata anche perché non hanno nessun tipo di legame con la level 5, però si vede che comunque sia in qualche modo hanno preso i diritti e hanno fatto bene e l'hanno schiaffati qua dentro con una grande maestria, quindi io direi che va molto molto bene. Cerchiamo però, io ho letto tantissima gente che si è lamentata e ho preso solo sfere blu, solo sfere rosse e infatti iniziamo, va, speriamo almeno di trovare un personaggio. Chi è mo che non ho da questa sfera, chi esce? Ancora questo non avevo, Cribbio. È molto difficile che dalle sfere rosse esca un SS, ma in una slottata per due volte, questo lo ripeterò sempre finché campo. Ah, Dayen. Mi sono usciti nella stessa slottata due ultimi Reshogun. Oh cavolo, questa o questo, chi è? Boh, non lo so, vediamo poi se può essere utile ai termini dell'evento. Ah, Elizabeth, ok. Questo non mi serviva proprio. Oh, no, ce l'ho già. Mamma mia. Ma perché mi fa uscire gli yokai che già ho? Non dovrebbero uscire. È una brutta... Ancora? Ancora tu? Basta. Tre della stessa slottata. Io ora denuncio la level 5. Dunque, ci metterei un paio di giorni a fare altri 4500 punti, quindi andiamo, mi rovino, come sempre. Ogni volta mi rovino e poi non trovo nulla, quindi dovrei smetterla, però la speranza è l'ultima. Ecco, infatti Shobonyan. Ancora lui. Direi che è andata malissimo. Inoltre, questo evento è molto bello perché oltre al fatto che insomma è con la fionda, c'è questo evento qui. Se tu hai almeno 4 amici che non giocano a Yo-Kai Watch da tanti giorni, da prima del 6 agosto o dal nuovo dal 6 agosto, se li fai entrare mandando loro il tuo referral, non è per forza con online come fa vedere qui sotto, puoi comunque sia farli entrare col tuo referral e puoi prendere le ricompense. Io ho 3 account al momento che uso, gli altri ho cancellati perché non mi servivano. Con 2 sono entrato per aggiornare il file. Quando poi mi metto un attimo a tradurre quello che c'è scritto qui, ho detto ho fatto una grandissima cazzata. Perché se io avessi prima tradotto e poi sarei andato ad aggiornare gli altri 2 file, mi sarei accorto che se non avessi aggiornato gli altri 2 potevo prendere anche la Niambo Coin G. E cosa esce con la Niambo Coin G? Tanta bella robina, purtroppo, che io non prenderò. Quindi purtroppo solo con un account ho fatto 2000 punti yokai, quindi va benissimo. E la cosa bellissima è che su Twitter loro stanno facendo una campagna per quanto riguarda i retweet. Quindi se noi raggiungiamo un certo numero di retweet, loro a fine evento, infatti ci mancano ancora 13 giorni, quindi manca ancora più di una settimana, riceveremo appunto tanti punti quanti quelli segnati qui. Per il momento siamo a 6000 punti, 20.000 retweet, quindi insomma, wow. In realtà siamo quasi a 40.000, quindi anzi ve lo faccio vedere. Siamo a 39.000.
39.000 retweet. Se arriviamo a 40.000, ragazzi, qua ci danno 7.000 punti yokai, che è una cosa fantastica, secondo me. Poi, un'altra Niambo te la danno se completi tutti quanti gli eventi. Questo evento qui c'è scritto che verrà aperto il 23 agosto a luna di notte per i giapponesi, per noi le 6. Quindi, appena lo mettono, pack, lo faccio e prendo la Niambo Coin, slotto e vediamo chi esce. Possibilmente un bel yokai. Quindi per sabato il video è già fatto, già ce l'ho pronto. Inoltre, un'ultimissima cosa prima di chiudere, voglio fare un paio di slottate con i soldi. Poi vabbè, con i punti comunque. Se siete bravi, e lo siete più di me, se riuscite ad arrivare al livello 5 dello scontro con Meliodas Demone, riceverete la penna del cielo, che è questa qui, praticamente, la numero 5. E dovreste essere in grado di farlo, non è troppo difficile. Io non so se lo faccio perché... Dipende se uso la torta per aumentarmi i punti oppure no. Poi vedrò comunque se hanno, perché non c'ho voglia di stare lì a perdere le ore. Ad ogni modo, questa qui, indipendentemente da quanto serve allo yokai per salire di livello, a quanti punti gli servono praticamente per l'energy max, ve lo fa salire di un livello. Se state al 4 non è che va al 10%, va al 100%, quindi sarete proprio di un livello salite. I video di Yokai Watch comunque sia sono molto molto scialli, molto tranquilli, molto easy. Ecco, qua esce l'oro, non si sa perché. Ma che cosa, scaragone, scarafante, come si chiama questo? Vediamo. Perché comunque sia, no? Con le monete potrebbe uscire davvero davvero bella roba. Il problema è che a me non esce. Tutto qui il problema. Però la moneta speciale, la special coin, questa è ottima. Qui davvero può uscire delle cose che... Mamma mia. No. Ah, però lei. Insomma. La Dream Roulette. Questa ogni tanto magari è bene fillarla perché poi... Comunque sia, può uscire roba bella. Non a me. A me non esce mai roba bella dalla slot Kai. Attenzione però, è rosso stavolta, eh. È buona. Non è buona. Mo deve per forza uscire qualcosa di bello, di stratosferico. In Fever Time! Sei un pezzo di cuggio, questo video termina qui. Come sempre per me è un grandissimo dispiacere non trovare nulla. Ma imparo dai miei errori e non slotterò per un bel po'. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.